Allora, il mio modo di lavorare è questo. Non apprezzo per nulla le riflessioni del presente sul presente. Il presente è il nostro problema e i problemi hanno una radice, un'origine. Bisogna andare a vedere, altrimenti si fa del giornalismo. E invece chi vuole riflettere deve scendere. Scendere, non salire, scendere. La questione della paura è centrale. Non è vero che la modernità costruisce la politica intorno alla ragione. La costruisce prevalentemente intorno alla paura, domata in un qualche modo dalla ragione, ma intorno alla paura. L'esperienza originaria è la paura. Thomas Hobbes, quando dice stato di natura, dice paura. La differenza vera, dal punto di vista della paura, fra la modernità e le epoche che l'hanno preceduta, è che naturalmente la paura era conosciuta anche nel mondo antico e anche nel mondo medievale, ovviamente, ma non era per niente il centro della politica. Sarebbe stato qualcosa di vergognoso per un greco, per un romano, pensare che la politica ha a che fare con la paura. La politica ha a che fare con la virtù, qualunque cosa voglia dire virtù. Per un uomo del Medioevo, la paura, l'unica paura legittima, che poi è una paura pre-politica, è la paura per il Signore, timor domini, initium sapientiae. E poi di lì discende l'obbedienza, no, all'autorità, l'epistola ai Romani. Ma l'inizio anche lì non è veramente la paura, l'inizio è la fede. È l'età moderna invece che costruisce la politica intorno alla paura, per alcuni motivi, primo dei quali è ovviamente venir meno della fede, che non vuol dire che in età moderna non si crede più in Dio, questa non sarebbe una sciocchezza, vuol dire che in età moderna la politica non può più legittimarsi fondandosi su Dio. Perché? Ma perché non è troppo sfilacciato, la nozione di Dio è troppo sfilacciata, e dopo un po', dalla metà del Cinquecento in poi, è in virtù di Dio, in nome di Dio, che ci si uccide. Le guerre civili delle religioni in Europa, Dio non può più essere il fondamento di niente, perché è il principio del disordine, non è il principio dell'ordine. Ma anche prima delle guerre civili di religione in Europa, cioè anche solo con Machiavelli, che non le vede, per poco, ma non le vede, i processi di secolarizzazione erano arrivati a un punto che impediva di pensare come inizio Dio. E se non c'è Dio, c'è la paura. La cosa su cui vorrei richiamare un attimo la nostra attenzione è la ricchezza dei termini con cui le lingue moderne parlano di paura. C'è un autentico spreco. Allora, anche nel greco antico e anche in latino, in greco antico c'è deos, phobos, dein, in latino c'è pavor, timor, formito, terror, metus. In inglese, e qui è una lingua moderna, c'è fear, awe, dread, terror, fright. In tedesco, Angst, Furcht, Schrecken. In francese, Peur, Krant, Terreur. E qui in italiano abbiamo paura, timore, terrore, angoscia, spavento. E vedete con quanta finezza siamo capaci, le lingue moderne, anche il greco e il latino, erano capaci di distinguere fra lo stato d'animo, la manifestazione esteriore dello stato d'animo, la disposizione generale
e l'angoscia, diciamo, e la reazione attuale determinata, il panico, il terrore. Non è giusto parlare di homo timens, non c'è un homo timens. L'uomo ha sempre avuto paura, ovviamente, di qualcosa, ma la politica non si è sempre costruita intorno alla paura. In età moderna sì. In età moderna sì, in modi diversissimi fra di loro. Ecco. Se uno prende alcuni autori celeberrimi adoperati come esempi, prendi Machiavelli, prendi Hobbes, prendi Hegel, prendi Nietzsche, vedi le... poi alla fine vediamo Jung, perché Jung in coda a Nietzsche, seguendo Nietzsche, ribalta il modo con cui si pensa alla paura. Ma in Machiavelli l'inizio della politica è questa idea che lui ha, che chi fa politica deve ritenere gli uomini rei, che nel vostro fiorentino vuol dire, nel Cinquecento, sostanzialmente malvagi. Cioè, l'inizio è l'antropologia negativa, l'uomo è un essere da cui ti puoi aspettare di tutto. Poi, e dunque è un essere che fa paura, e quindi comincia con Machiavelli ciò che sarà presente in tutta la storia del pensiero moderno fino alla Nietzsche, che ripeto l'ho rivata. Cioè, se la paura è il problema iniziale, la paura è la cura di quel problema. Solo che la cura del problema paura è diverso. In Machiavelli la cura del problema è sbrigativa, cioè bisogna che gli uomini temano il potere politico. Una cosa molto semplice. Non lo odino, no? Il principe non deve essere odiato, perché quello genererebbe debolezza, cioè se viene odiato si espone dei pericoli. Deve essere temuto, deve far paura. Non perché sia un pazzo terrorista, un sadico criminale, ma perché è dotato di senso di giustizia, perché è dotato di capacità di governo e di decisione, ed è dotato dei mezzi per far rispettare la propria volontà, diciamo in modo inesorabile. Chi va contro sa che sarà punito. Questo, non, ripeto, assolutamente senza alcuna idea di un potere criminale o di un potere di ferocia, no, potere di severità. Che, diciamo così, la capacità di far obbedire gli uomini attraverso la paura sta insieme all'altro tema che è presente in Machiavelli, che è quello del consenso. Cioè Machiavelli pensa che le repubbliche e anche i principati si fondino sul consenso. Ma una cosa è il consenso, una cosa è la capacità che il potere politico ha di mandare il messaggio: non t'azzardare a infrangere le leggi. Non c'è nulla di stravagante, c'è semplicemente quello che manca in Machiavelli, che necessariamente gli manca, è l'idea della costruzione dell'ordine, perché non è un individualista, non è un razionalista, non è un nichilista, quindi non c'è una teoria della fondazione del potere come atto riproducibile. I poteri nascono per caso, la cosa importante non è quando e come nascono, la cosa importante è come si fa a mantenerlo. Quando si tratta di far nascere un potere nuovo è l'atto più difficile, perché non c'è una teoria del far nascere un potere nuovo. Cioè, il principe, questo ci dice, che la cosa più difficile che c'è al mondo è far nascere un principato nuovo, perché vai a tentoni, perché
il far nascere qualche cosa in politica non è sottoponibile pienamente né alla ragione contrattuale né alla ragione utilitaristica, perché la quantità dei fattori a tenere sotto controllo è sostanzialmente illimitata, perché alla fine non ce la fai, anche se sei bravissimo non ce la fai. La cosa importante è, quando ce l'hai il potere, devi essere capace di mescolare il consenso, senza il quale, cioè, chi è sottoposto al potere deve capire che c'è un vantaggio, e al tempo stesso la paura, cioè la fermezza nel fare obbedire i sudditi o i cittadini alle leggi. Con Hobbes le cose cambiano, ma ricordiamoci sempre che Hobbes scrive 130 anni dopo. Cioè, Machiavelli è un autore del pieno rinascimento italiano, Hobbes è un autore della metà e della seconda metà del Seicento inglese, esule sul continente per le guerre, per la rivoluzione cromwelliana. Machiavelli non conosce Lutero, non è investito dalla grande crisi della modernità. C'è dentro, ma non sa ancora che è la crisi della modernità. E invece Hobbes lo sa, come Hobbes è l'espressione di un'epoca che sostanzialmente quella crisi la vuole superare, la vede come il problema fondamentale, la vuole superare. Il suo libro più importante, Il Leviatano, esce nel 1651, 3 anni dopo le paci di Vestfalia, che chiudono la guerra dei 30 anni, cioè la fase più acuta delle guerre civili di religione in Europa. L'idea è, qui bisogna costruire proprio dal nulla un sistema politico che elimini sostanzialmente per sempre la paura. E noi sappiamo che cos'è la paura, perché l'Europa sono 130 anni che si dilania con le guerre civili. E la paura è l'inizio, è il disordine iniziale, il caos, e non c'era mai stato nella storia del pensiero l'idea così potente di un autore capace di pensare alla politica in modo così astratto e concreto al tempo stesso. Astratto, cioè non voglio sapere di tempo, di spazio, di luoghi, di determinazioni empiriche. La politica è qualcosa che si decide a tavolino, come una scienza, come Galileo, che faceva gli esperimenti, certo, però il risultato era tendenzialmente una formula. E qui la formula è, l'inizio è il disordine, il problema è uscire dal disordine. Una semplificazione radicale, Machiavelli si sarebbe messo le mani nei capelli, perché questa è una semplificazione, che è la semplificazione dentro la quale viviamo noi. Qui c'è l'idea che la politica serve solo all'utilità, e la prima e fondamentale utilità è quella di rimanere vivi al mondo, la seconda è quella di poter godere in pace dei frutti della nostra industria, come dicevo, cioè individuo proprietario che vorrebbe poter lavorare e poter far lavorare e vorrebbe avere delle garanzie che i prodotti del suo lavoro gli restano, non gli vengono derubati dai briganti, eccetera. Basta, non si chiede altro. Onore, gloria, virtù. Ma di cosa stiamo parlando? La politica come la dimensione in cui gli uomini diventano davvero uomini, che è poi l'idea di Platone, cioè la politica è la dimensione in cui c'è la giustizia, cioè in cui ciascuno è se stesso al massimo. Ma scherziamo, qui c'è un uomo a una dimensione, un uomo che vuole soltanto rimanere al mondo e allo Stato chiede sicurezza e in cambio gli dà l'obbedienza. E lo Stato è un semplice prodotto di un contratto fra gli uomini, non fra gli uomini e lo Stato, fra gli uomini. Fine. Allora, la paura è fondamentale, è l'inizio,
E la paura è al tempo stesso l'antidoto alla paura, perché lo Stato ha senso se è capace di far rispettare le leggi. Lo costruiamo per quello. E quindi deve avere la spada. Ti deve far paura. Solo che la paura nello stato di natura è incontrollabile, cioè ti può capitare di tutto. La paura dentro lo Stato è controllabile. Devi aver paura dei carabinieri solo se commetti un reato. Se non lo commetti, non devi aver paura. Enorme semplificazione, sospiro di sollievo. Il prezzo è molto alto, perché il prezzo è la libertà. Naturalmente dopo Hobbes si precipitano i liberali a dire che non è vero che il prezzo è la libertà. Insomma, sì, si può pensare che dentro quello Stato esistano amplissimi gradi di autodeterminazione dei singoli, ma non c'è più l'autodeterminazione totale che c'è nello Stato di natura. Detto con un linguaggio che vi sembrerà strano, dentro lo Stato non c'è nemico. Cioè, dentro lo Stato nessuno si può permettere di considerare se stesso un centro di potere sovrano. Dentro lo Stato ci sono solo dei criminali potenziali, cioè delle persone che rispondono al potere che hanno creato loro, certamente, che però, di cui però non dispongono. Noi creiamo la legge, sì, eleggiamo un Parlamento che fa le leggi, però una volta che la legge è stata approvata dal Parlamento, a quel punto va obbedita. Nessuno può dire no, io mi tiro fuori. Si può violare la legge, ma non si può dire io mi tiro fuori. Quello non vale per me, io sono, perché allora vuol dire che tu sei un altro Stato. Solo lo Stato francese può dire che non rispetta le leggi italiane. Dentro l'Italia le leggi al massimo possono essere eluse, infrante, ma nessuno può dire quella legge non fa per me. No? Ripeto, poi si tratta di interpretare i gradi di autonomia che hai dentro lo Stato. Possono essere pochissimi o larghissimi. Certamente l'autonomia di avere un potere legislativo, ciascun singolo, quella non c'è. E quindi devi aver paura dello Stato. Anche del migliore degli Stati, del più liberale degli Stati, avrà un codice penale, avrà un ordinamento giuridico, avrà una capacità di implementare le leggi. Altrimenti non c'è lo Stato, siamo nello stato di natura. E ora, paura e riduzione delle aspettative verso la politica. Alla politica, si chiede molto meno di quello che la tradizione chiede. Molto meno di quello che la tradizione chiede. Il cuore del discorso è fatto da paura, cioè la trattazione razionale della paura. Che non, la politica non ti promette di liberarti dalla paura, ti promette di rendere la paura razionalmente gestibile, comprensibile. Te la sottrae, no? Il modo di gestire la paura non è tuo, è dello Stato. Poi lo Stato l'avete fatto voi tutti attraverso il patto originario, certo. In Hegel le cose sono diverse, ancora diverse. Perché Hegel che non è un liberale, Hegel sì che si pone la questione della libertà, che Hobbes dava per risolta, dicendo che la libertà è una roba che c'è nello stato di natura. Se vuoi uscire dallo stato di natura devi far sì che la libertà venga fatta cadere. La libertà è un fatto collettivo dello Stato, ma non è un fatto individuale. Hegel dice no, non è così. Non può essere, è troppo poco. Perché? Per un motivo storico e per un motivo teorico. Il motivo storico è sostanzialmente il terrore. E lì c'è proprio nella fenomenologia dello spirito, c'è una sezione sul terrore
dove Hegel, attraverso il suo linguaggio molto difficile da decifrare, però è chiarissimo, cioè perché c'è il terrore, perché c'è l'utilitarismo. Perché il pensiero politico moderno, le strutture intellettuali grazie alle quali è stata fatta la rivoluzione, pensano, parlano di un uomo che è soltanto portatore di utile, cioè è nichilista. Non vuole nulla, nulla sa se non costruire il regno della virtù intesa come il regno della perfetta trasparenza della legge, e basta, senza alcun contenuto. Questa legge non deve avere alcun contenuto, deve soltanto esistere come legge, come comando a cui tutti si devono uniformare, e basta. Una politica che non veicola, diciamo brutalmente, valori, o se vogliamo, una politica che veicola soltanto la dimensione del valore in senso economico. Cioè, una politica fatta così è una politica vuota, e il terrore è per l'appunto lo svuotamento della società. Non c'è, il terrore è una legge che non rispetta nulla e taglia le teste come se fossero teste di cavolo, dice. Così, bisogna uniformare, la legge vuole solo uniformità. La modernità va a finir lì. Il terrore ha segnato la valutazione della rivoluzione francese. L'ha segnata, Hegel non è un controrivoluzionario, non è un controrivoluzionario, nemmeno un po', però ecco, se no sarebbe Mestre. Uomo intelligente, ma non è Hegel, ecco. Mestre che sbrigativamente dice: ma quale rivoluzione, ma quale legge, ma quale individualismo? La politica è gestita dal terrore, e l'emblema della politica è il boia. La rivoluzione è la sostituzione del boia che si muove. No, l'esecutore delle alte opere di giustizia, cioè poi è mosso da una volontà di giustizia. La ghigliottina invece fa semplicemente piazza pulita, per cui viva il boia, passo la ghigliottina. Ecco, Hegel non si sognerebbe mai di operare queste brutali semplificazioni, intelligenti ma brutali. No, il problema è che dobbiamo tenerci la modernità e la pretesa moderna che la politica funzioni attraverso la ragione, primo. Secondo, la pretesa moderna che la politica funzioni attraverso il soggetto libero. Cioè, quindi i soggetti liberi non ne vedo tanti, perché c'è la ragione sbagliata. Per cui non propongo una politica fondata sulla non ragione, cioè sulla fede, propongo una politica fondata sulla vera ragione. La vera ragione non è altro che il protestantesimo luterano diventato filosofia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la vera ragione è fatta dalla, consiste non nella opposizione, ma nella compenetrazione di finito e infinito. Il luteranesimo questo è, cioè l'idea che a Dio tu non arrivi mai, è lui che arriva a te dentro il tuo cuore, e quando arriva succede che l'infinito sta dentro il finito. Bene, bel colpo. E detto in un altro modo, l'aveva detto un po' prima nella famosa sezione su Servo e Signore. Che cos'è il servo? Anzi, diciamo meglio, che cos'è il Signore? Il Signore è colui che non ha avuto paura. Cioè, il Signore è colui che nella lotta a morte fra le due autocoscienze, che si incontrano e la prima cosa che fanno, vogliono il riconoscimento reciproco e cercano l'un l'altro di piegarsi, minacciandosi di morte. O mi obbedisci o ti uccido. Ecco, il Signore vince perché non ha avuto paura.
Bene, non ha avuto paura, vince, esce dalla storia. Questo è fenomenale. Esce dalla storia, cioè noi non lo incontriamo più. Tutto quello che viene dopo l'ha fatto il servo. Perché? Perché il servo ha avuto paura. E perché ha avuto paura? Che cosa vuol dire che ha avuto paura? Ha avuto paura della morte, signora assoluta, cioè è stato capace di portare dentro di sé l'infinito. Si è confrontato, si è appropriato di una dimensione che lo trascende. Il servo è capace di infinito. All'inizio non lo sa, all'inizio deve soltanto lavorare. Però, diciamo così, il seme dell'infinito cresce dentro di lui. Lui cresce col lavoro e a un certo punto smette di essere servo, perché riconosce la propria grandezza, la propria signoria, che è vera, che si è prodotta attraverso il lavoro. Per cui abbiamo paura, paura della morte in questo caso, paura, lavoro e costruzione del sé attraverso il lavoro e costruzione di un sé capace di insignorirsi del mondo. Solo che questo insignorimento del mondo, che sarebbe l'età moderna, è sempre a rischio di essere un insignorimento parziale, cioè di essere un insignorimento razionalistico, ad operare la ragione in senso strumentale per assicurarsi. Questo è il grande rischio del servo, che voglia esorcizzare la paura. Per cui voi vedete, l'età moderna è l'età costruita dai servi. Attenzione, i servi sono i borghesi, non è altro che questo, cioè uno che lavora, che hanno sempre l'istinto della sicurezza. Questo istinto è il problema, è da quell'istinto che nasce Hobbes, è da quell'istinto che nasce il liberalismo, è da quell'istinto che trova la sua negazione nel terrore. La massima richiesta di sicurezza diventa la massima insicurezza. Soluzione? Soluzione è di fare la modernità non in Francia ma in Germania. Fare la modernità non in un paese dilaniato fra illuminismo e cattolicesimo, che sono la stessa cosa, dice Hegel, perché in entrambi i casi Dio è esterno al soggetto, ma fare la modernità in un paese in cui c'è l'idea che l'infinito sta dentro il finito. Questa idea diventerà poi in Marx semplicemente il superamento dell'economia politica borghese attraverso la scoperta che dentro la merce c'è l'intero sistema di produzione. Cioè il pensiero dialettico rispetto al pensiero razionalistico è la gestione continua dell'infinito dentro il finito. E l'inizio di questa gestione dell'infinito dentro il finito, cioè di questa negazione che non muore mai, è la dialettica. La paura è fondamentale in Hegel, solo che è una paura che esce fuoriesce nella libertà, perché quel portarsi dentro l'infinito è una condanna per la coscienza infelice, ma è la libertà per la coscienza cristiano-germanica. Davanti a tutto ciò Nietzsche impazzisce e dice no, la gestione della paura di uno dei liberali, la gestione della paura degli idealisti è la stessa roba, cioè è tutta interna alla stessa idea che dobbiamo tenerci la paura, che dobbiamo trasformare la paura in qualcosa di produttivo. Poi lui ci mette insieme anche il cristianesimo tranquillamente, dice il cristianesimo non è altro che la gestione della paura da parte dei preti. Su questa cosa Hobbes aveva scritto pagine fenomenali, perché naturalmente Hobbes pensava al Leviatano, allo Stato, come capace di incutere paura, però lo Stato deve essere l'unico che incute paura.
paura, per cui non ci deve essere dentro lo Stato un gruppo di persone chiamate Chiesa, diverse dallo Stato, che incute più paura dello Stato, cioè minacciando l'inferno. Per cui pagine fenomenali in cui si arrampica sugli specchi a dimostrare che, nonostante quello che c'è scritto nell'Antico e Nuovo Testamento, l'inferno non esiste. Nietzsche, che aveva uno sguardo acuto, radicale e sbrigativo, dice: cristianesimo, razionalismo moderno, pensiero dialettico, stessa roba. Cioè sempre utilizzazione della paura per far sì che qualcuno obbedisca. La Chiesa obbedisca ai preti, i razionalisti obbedisca allo Stato, Hegel sostanzialmente obbedisca. L'uomo obbedisca a se stesso in quanto capace di introiettare fino in fondo tutti gli imperativi universali dello Stato. Sempre obbedire. Poi Hegel ha perfino il coraggio di chiamarla libertà, questa obbedienza. Bene. Andiamo a vedere da che cosa nasce la paura, dice Nietzsche. Nasce da un gesto iniziale che è il raddoppiamento del mondo. Cioè, uomini, per motivi di potere, si sono inventati una dimensione, hanno sdoppiato la dimensione dell'immanenza, dell'esistenza in questo mondo, e hanno inventato una dimensione superiore, la morale. E qualcuno si è dichiarato l'interprete e l'esecutore dei comandi della morale. E lì è nata la colpa. E la grande paura, cioè la paura dell'uomo che si sente colpevole nei confronti di una autorità. No. Per cui tutto il pensiero di Nietzsche è una lotta contro la paura. È l'idea di fondo che la civiltà finora si è retta sulla paura. Dire paura e dire valori è la stessa cosa, perché dire valore implica disvalore, cioè dire valore vuol dire che c'è qualche cosa che ha valore, qualche cosa che non ha valore. E se tu fai qualche cosa che non ha valore, ti capita qualche cosa di brutto, una punizione nell'aldilà, nell'aldiquà, è lo Stato, è la Chiesa, è la tua coscienza, qualcuno ti fa del male. E tu ne devi aver paura. Non abbiamo mai fatto altro che costruire la civiltà sulla paura. Perché? Perché non abbiamo mai avuto il coraggio necessario per stare al mondo. Ecco, e qui arriva Jung. Da quella idea gigantesca di Nietzsche, che è un vero un filosofo di quelli che ne capita uno ogni 500 anni, così grosso, ecco. Cioè proprio uno che cambia i paradigmi. L'idea è: si deve stare al mondo senza aver paura, cioè senza doversi giustificare davanti a nessuno, uscire dalla logica che dobbiamo trovare un motivo, che dunque ne esclude altri, un motivo per essere quello che siamo, al di là del bene. Allora lì poi lui si ingarbuglia, nel senso che si inventa il superuomo, l'oltreuomo, allora tutti a dire: ma questa è roba terribile, è roba che non si può nemmeno nominare, tanto è atroce. La verità è un'altra, la verità è che Nietzsche, quando diceva l'Übermensch, stava semplicemente dicendo: io non ho nelle parole, nei concetti, per parlare di qualche cosa che è completamente al di fuori della nostra esperienza e intellettuale. Esattamente come Heidegger alla fine della sua filosofia balbettava, perché diceva: non ho più le parole, perché le parole sono intrise di metafisica, bisogna dire oltre la metafisica, ma non si può. Così Nietzsche, che era anche un po' chiacchierone, mentre Heidegger stava più sul idolo muto, Nietzsche era verboso. Nietzsche dice, si inventa questa parola malfamata, Übermensch, per dire: bisogna fare una cosa che gli uomini, come uomini, non sanno fare.
non hanno mai fatto. Bisogna andare al di là dell'uomo. E andare al di là dell'uomo vuol dire anche andare al di là del nichilismo che è dentro ogni teoria della morale, dentro ogni teoria del valore. Perché nichilismo? Perché ogni morale è costruita su tu devi e se non fai ti punisco. Come dire, il mondo non ha dignità autonoma, il mondo ha dignità soltanto consistenza autonoma, ce l'ha soltanto se è valorizzato. Poi, alla fine, quando si esauriscono, diciamo così, sociologicamente i valori, la cosiddetta decadence, quando si sviliscono, nessuno ci crede più, non hai niente se non cambi registro. E Nietzsche dice appunto, cambiare registro vuol dire fare pensare come penso io, altrimenti non hai niente, ti resta in mano il deserto. Hai in mano Wagner, cioè uno che si piange addosso, dice Nietzsche. Uno che si piange, non ha alternative. L'alternativa non è un mondo con nuovi valori, è un mondo che non ha più bisogno di valori, immanenza assoluta. Poi diventa pazzo e la cosa finisce, perché davvero pensare oltre vuol dire pensare anche oltre il linguaggio, pensare oltre il pensiero, c'è un cortocircuito a un certo punto, no? Con quel suo pensiero ha aperto il Novecento. Cioè, il Novecento è inconcepibile senza Nietzsche, cioè senza la capacità del pensiero di mettere in discussione se stesso. Jung fa questo. Jung è tutto dentro, tutto. Da una parte il niccianesimo dozzinale del superuomo, però lo supera molto presto, ma è tutto dentro il grande insegnamento di Nietzsche, cioè, detto in modo molto semplice, la ragione non spiega quello, le cose importanti, ma non perché sia un irrazionalista, perché vede bene che la ragione, come la conosciamo noi, è sempre solo una ragione strumentale che nasce per uno scopo che, nel caso specifico, è uno scopo di potere. Allora bisogna capire quando vive Jung, quali sono le sue esperienze storiche, biografiche, cioè due guerre mondiali, la prima combattuta in un modo addirittura folle, coraggio, una sfida alla morte quotidiana che è una cosa impressionante, la seconda combattuta dentro le fauci del Leviatano con la congiura contro Hitler, e poi il dopoguerra che per i tedeschi è stata una cosa diversa da noi. Questo libro che è stato tradotto Trattato del Ribelle, che in realtà ha come titolo Wallgänger, cioè colui che opera il passaggio al bosco, è un libro assolutamente esemplare dal nostro punto di vista, cioè a che cosa è la paura e qual è il suo ruolo politico, perché in questo libro critica certamente le dittature, ovviamente, ma le critica in un modo molto acuto, perché dice che sostanzialmente la dittatura è l'uso sistematico del terrore contro i cittadini, cioè pensa alle dittature comuniste, evidentemente. Ma la cosa importante della dittatura è che si fonda sulla statistica. Cioè la dittatura non importa avere il 100%, importa avere il 99%. E lui dice bene, ovunque si ragioni in questo modo, si cancella il singolo, si va all'ingrosso. La dittatura è considerare gli uomini all'ingrosso. Allora, attenzione, sono le dittature comuniste, ma anche in Occidente non è che ce la cavano tanto meglio, perché anche da noi il sistema elettorale si limita a essere
una sorta di sondaggio d'opinione. In realtà non cambi niente con il sistema elettorale, non cambi niente. Certo, meglio stare di qua che di là, ma il ragionare in modo statistico mette insieme l'est e l'ovest. Questo è un tipico modo di ragionare del pensiero, diciamo così, non di centro e non di sinistra. Con questo non voglio dire che lui fosse di destra, certamente non si sentiva né di centro né di sinistra in Germania in quell'epoca. Cioè, Stati Uniti e Unione Sovietica si assomigliano molto. Votare no, votare contro il regime tirannico o semplicemente votare non serve a niente. Anche se il voto nasce da una soggettività molto forte, da una soggettività che riflette su se stessa, finché sei dentro la statistica non conti niente. Questo libro è una riflessione su come si fa a contare qualche cosa, e la risposta è devi uscire dalla statistica. Ma che cos'è la statistica? È la ragione strumentale, è lo stato moderno. Se tu sei un individuo capace di opporti, non devi semplicemente votare contro, devi uscire dallo stato. Cioè, siamo dentro un universo simbolico, uscire dallo stato e fare il passaggio al bosco. Allora, Post direbbe, scusa, mi stai dicendo che bisogna tornare allo stato di natura? E quello dice, no, non è che si torna allo stato di natura, perché non è vero. Il primo errore è quello di ragionare in termini di stato di natura, stato politico. Quello è l'errore, che è come dire Nietzsche, il primo errore è dividere il mondo in bene e male. Il primo errore è dividere. Colui che si deve, che vuole opporsi, deve uscire dalla ragione strumentale. Ma la ragione strumentale è precisamente la ragione moderna. È la ragione che, perché noi non abbiamo più paura di tutto, ci fa aver paura di qualche cosa di specifico, bene, cioè della legge. E Junger, data la sua collocazione cronologica tarda, può dire altro che terrore, può dire totalitarismo. Vedete che cosa succede a ragionare in termini di paura da sconfiggere con un'altra paura, di paura da sconfiggere con la ragione strumentale? Succede che vi incartate, cioè andate a finire in un paradosso. Lo strumento che avete costruito per non aver paura vi esplode in mano e vi fa terrore indiscriminato anch'esso, perché vi considera come una statistica, perché vi considera come una entità meramente numerico-utilitaristica. L'avete voluto voi, l'avete messo in piedi per questo, e il risultato è che voi non valete niente. Siete un numero in un universo di numeri. Bisogna uscire da questo universo. E lui dice, bisogna uscire dalla città e andare nel bosco. Nel bosco sì che sei un individuo. Nel bosco sì che c'è la libertà. E nel bosco ci stai se hai il coraggio di stare. C'è altro che la paura. Bisogna ricominciare dal coraggio. Come fai ad aver coraggio? Don Abbondio diceva il coraggio uno non se lo può dare. Junger dice no, dice, il coraggio è l'adesione del singolo alla sorgente dell'essere. E la sorgente dell'essere che lui chiama anche la sostanza. E adopera una metafora meravigliosa, dice come i diamanti nascono dalla immensa pressione che viene esercitata su di essi,
è carbonio, che riceve una pressione enorme e diventa diamante. Cioè è un essere concentrato. Bene, Wagner, il ribelle, è uno che, su cui è stata fatta una pressione enorme. E questa pressione, di questa pressione non ha avuto paura, questa pressione lo ha portato a contatto con la sostanza. Vedete, lui a contatto con la sostanza si trasforma in un diamante non scalfibile. Ecco, è un modello di pensiero per dire: finché stiamo dentro le logiche moderne, vivremo sempre nella paura. È più radicale dei suoi autori libertari. Naturalmente è inapplicabile, non si pone il problema dell'applicazione, della trasformazione di ciò in prassi. Però ci dice: dentro il modello moderno, la questione della paura non è una questione che abbia una soluzione. Si può vivere con poca paura o con moltissima paura, non si potrà mai vivere senza paura. Non solo, ma questo ti espone continuamente all'uso politico della paura. Ti espone continuamente. Se tu non vivi altro che per non aver paura, se tu non vivi altro che per non aver paura, avrai sempre paura. E ci sarà sempre qualche imprenditore politico che ti farà paura. Con questo non voglio dire che le paure che le persone hanno non siano paure legittime, particolarmente in un contesto come quello nostro di oggi, dove c'è stato qualcuno che ha avuto il gusto di distruggere ogni certezza, però non sia che siano illegittime, che le persone se lo siano sognato, le paure che hanno, o che chiunque dia ascolto alle paure delle persone sia un malfattore. Non sto dicendo questo, dico che non si uscirà mai dalla dimensione della paura finché si è dentro il pensiero moderno e finché saremo sempre l'ultimo uomo, come diceva Nietzsche. L'ultimo uomo, cioè un uomo muto, o se volete, come dice prima Benjamin e poi Agamben, la nuda vita. Cioè, se non siamo altro che questo, saremo sempre in balia della paura. Allora, di solito si dice: ma non è colpa nostra se siamo questo, è colpa del potere, dello Stato, del capitalismo, se siamo diventati così. E Junger ci dice: ma sì, sarà colpa del potere, dello Stato, del capitalismo, ma queste robe qui chi le ha fatte? Non sono mica cadute da un asteroide, le avete fatte voi ragionando in un certo modo. E non possiamo nemmeno dire: ma senti da che pulpito viene la predica, perché lui effettivamente di non aver paura l'ha dimostrato tutta la vita. Non solo, ma anche la sua tarda conversione al cattolicesimo è la sua tarda, è un suo modo tardo finale di dare un nome a quella sostanza che continuamente torna nei suoi testi, no? Sostanza alla fine del problema. Ciò che è e che non mi fa aver paura, lo chiamiamo un Dio finalmente non secolarizzato come il Dio dei luterani, un Dio. Ora, perché ho parlato di questa roba per parlare della paura giorno d'oggi? Per far vedere come non ci sia una soluzione. Sbagliano quelli che dicono: guarda come siamo ridotti, siamo pieni di paure. Se voi li percorrete, poi se mi smetto di parlare, cedo la parola con grandissimo piacere alla dottoressa Pires. E per questo, un attimo, la vostra biografia, farete, ora, quando si ha una certa età, si pensa sempre che il passato fosse qualcosa di migliore del presente. Io lo penso sempre. Probabilmente non è vero, non necessariamente è vero. Oggi abbiamo tante paure della immigrazione, abbiamo paura degli scippi,
delle truffe, dei furti, e che l'euro si spezzi e che diventiamo tutti improvvisamente poveri, e che nella prossima finanziaria ci sia una norma in cui, grazie alla quale veniamo spogliati di ogni nostro avere per coloro che ne hanno di avere. E diciamo, guarda che schifo, bene. Oppure abbiamo paura della destra che monta, del razzismo. 50 anni fa avevamo paura del comunismo, dalle nostre parti almeno, dall'altra parte avevano avuto paura di noi, da questa parte avevano paura di loro e dei loro che stavano in mezzo a noi e in generale della bomba atomica. Che insomma era una paura che noi sappiamo oggi infondata, però quando ce l'avamo dentro, insomma, dava un certo fastidio. Prima avevamo paura di qualche nemico occulto che ci avvelenava il sangue, che possa chiamare ebreo o qualcosa del genere. Cioè, prima avevamo paura della fame, della miseria, che era l'esperienza quotidiana di quasi tutti i cittadini italiani. Cambiano le paure, cambia il modo di gestirlo la paura. Cambiano, ci sono le paure, aver paura della miseria era giusto, aver paura degli ebrei non era giusto, ovviamente, però un'epoca priva di paure. Qui c'è l'idea, invece Nietzsche è quello che apre la strada, cioè, l'idea dell'autogiustificazione, ma nemmeno la giustificazione, di un'immanenza che non ha bisogno, che non fa ricorso al paradigma della giustificazione. Inapplicabile. Ma, come dire, serve a una cosa, serve a sdrammatizzare la questione della paura. Cioè a farcela vedere, la questione della paura, come una questione storica, di un modo d'essere della civiltà, non come qualche cosa che fa parte della nostra natura umana. C'è modo di pensare oltre la paura. E questo modo di pensare ci può aiutare a non morire di paura.